Buonasera a tutti, era un po' che mancavo e ringrazio tutti quelli che mi hanno scritto per sapere che fine avessi fatto. Sono tornato a Roma, ho cominciato a riprendere un po' in mano la mia vita e piano piano mi sto organizzando per la prossima avventura lavorativa. Adesso vi farò vedere una ricetta semplice di gusto e simpatica. Questa è la ricotta di produzione dei miei genitori, un piccolo trancio di salmone, erba cipollina, limone e delle zucchine croccanti che ho fatto con questo pelapatate che vi aiuterà a fare la julienne. Una volta fatta la julienne con la parte delle zucchine, la infarinate e la friggete. Dopodiché lo mettete su un pezzo di carta assorbente e otterrete le zucchine croccanti. In questa padella c'è semplicemente del burro che comincerò a far squagliare. Nella ricotta andrò a mettere un po' d'olio, senza esagerare, un po' di pepe e andrò a tagliare l'erba cipollina che andrò appunto ad aggiungere nella ricotta. Una volta aggiunta l'erba cipollina nella ricotta, l'andrete a mixare. Una volta che il burro è fuso, andrete ad aggiungere un po' d'acqua di cottura. Nella pentola stanno bollendo delle penne grandi. Se volete aggiungere poco sale anche qui, sto usando un sale rosso delle Hawaii. Poi procediamo con il tagliare il salmone, fate a seconda della quantità di pasta delle persone che andrete a servire. Andrete a tagliarla come una tartare, perché è questo che mi serve. Lo passate in una ciotolina, anche qui un filo d'olio di oliva extravergine, sempre di produzione della mia famiglia, un po' di sale rosso e un po' di buccia di limone per dare un contrasto un po' acido. Ci stiamo organizzando, visto che l'ultima volta avevo fatto il video con la mia mamma mentre facevamo il formaggio. In tanti mi avete chiesto se sperivamo e ci stiamo organizzando, però vi invito a venirci a trovare quest'estate e acquistarli qui in paese. Ok, la pasta adesso è pronta. Ricordo che potete anche trovarmi su Instagram con il nome Chef Davide Nanni e lì potete seguire anche un po' il backstage della mia cucina e faccio alcune storie anche sulla vita che passo qui in Abruzzo. Allora, una volta che la pasta sta mantecando, quindi quando comincia a rilasciare fuori l'amido, andrete ad aggiungere solo dopo la ricotta. Diciamo che adesso la pasta sta rilasciando l'amido, fai vedere qui la pasta, ok, adesso sposterò la pasta leggermente dal fuoco e andrò a prendere un po' di ricotta, non ne userò tanto all'inizio, vediamo quanta ne serve. Mantecatela fuori dal fuoco, altrimenti l'erba cipollina rischia di prendere un buon sapore e magari potete rimetterla sul fuoco a seconda all'occorrenza. Ok,
versare un po' d'acqua di cottura. Non la, questa pasta non la farò molto liquida, tendenzialmente più densa. Userete un copapasta e andrete a mettere le penne all'interno. Questa, vi ricordo, che è una ricotta di capra e pecora. Cercate di disporre le penne in modo tale che quando andrete a sfilare il copapasta cerchiamo di mantenere la forma così un po' sistemata. Ok, una volta che avete sistemato le penne, ok, andrete a mettere il salmone che avete precedentemente condito sopra la pasta, crudo, al naturale. Questo è un piatto molto fresco, estivo. E infine le zucchine croccanti. Alle zucchine, a vostro piacimento, potete dare, se avete un vaporizzatore, una spruzzata di aceto di mele o aceto di vino bianco, che è più facile da reperire, in modo tale da dare una nota ancora un po' più acida al piatto. Però potete anche servirle così. Una volta finite, scoppate il piatto e la pasta è pronta, semplice, fresca e veloce. Buonasera a tutti, lo chef Davide vi saluta.